Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Questo è il video dei prodotti terminati del mese di luglio. Quindi pian piano sto riuscendo a farveli e girarveli tutti quanti, così rimango in pari, almeno ci provo. Ve li faccio subito vedere, così questo video non durerà un'eternità come i soliti. Come primo in assoluto vi faccio vedere la tinta, la mia solita Total Bleach, della quale vi ho già parlato, ma vi approfondirò magari poi più avanti in un altro video. Niente, è una tinta, ovviamente la utilizzo tutti i mesi, quindi direi che posso metterla nei prodotti terminati del mese. Mi piace un sacco e continuerò a ricomprarla. Rimango sul genere capelli e vi faccio vedere lo shampoo che ho terminato. È questo qui, L'Oreal Elvive Fibrology, shampoo creatore di materia. Serve per rendere i capelli più spessi, per capelli con poco spessore. Gli ingredienti sono questi qui. All'interno ce n'è 250 ml e mi piace un sacco la profumazione che ha, veramente buonissima. Il prezzo non ricordo quanto costasse perché ne ho comprati due e l'ho diviso a metà, quindi uno ce l'ho usato io e uno gliel'ho regalato al mio ragazzo. E non mi ricordo, costava, mi sembrano 2-3,99 euro. In ogni caso, mi è piaciuto un sacco. Io trovo che veramente aumenta lo spessore della fibra dei capelli perché avevo dei capelli giganteschi, cioè proprio voluminosi, e io ne ho già tanti, quindi direi che si notava parecchio. È un prodotto che mi piace, non so se lo ricomprerò nell'immediato, ma magari più avanti, se mi gira e se lo trovo in offerta, lo ricompro. Ed è un prodotto che vi consiglio se non avete tantissimi capelli o se non li avete voluminosi. Secondo me aiuta veramente tanto. Sempre inerente ai capelli, ho utilizzato questa maschera, la Million Gloss 10 giorni di brillantezza trattamento Glycer Repair con cheratina liquida. Come vedete, non ce n'è più. Mi piaceva un sacco il profumo di questo prodotto, non so cosa ricordasse, ma mi piaceva veramente tanto. Come consiglio d'uso, dicevano di massaggiarlo sui capelli e lasciare in posa un minuto. Non ho mai capito se si dovesse utilizzare tutti i giorni. E sulla confezioncina qui non ci sono gli ingredienti perché erano su una scatoletta che non so se ho ancora. Se ce l'ho ancora, faccio la foto e ve la metto. Altrimenti, cercateli da qualche parte. All'interno ce n'erano 150 ml, ma mi è durata parecchio. Ed è un prodotto che non vedo tutta questa luminosità sui capelli, però mi piace come profumazione e come idrata, quindi ve lo consiglio per quanto riguarda profumazione e idratazione. L'ultimo prodotto per i capelli del mese di luglio è questo qui, il Garnier. Qui si chiama Ultimate Blends perché arriva dall'Inghilterra, ma in Italia lo chiamiamo Ultra Dolce, ok? In Italia non esiste, perlomeno io non l'ho mai trovato, è uno shampoo secco anche questo qui. C'è scritto che va bene per capelli medi e lunghi. Gli ingredienti sono questi qui. Ah, come vedete ho cambiato colore sulle unghie e sono passata al corallo, stranamente. Questi sono i 7 effetti che ha. Ha una profumazione buonissima di vaniglia. Infatti ho voluto utilizzarlo perché veramente già solo spruzzandolo così nell'aria avevo sentito il sapore di vaniglia e veramente mi piaceva un sacco come profumazione. All'interno c'era 150 ml, il prezzo attualmente non me lo ricordo, se riesco a recuperarlo ve lo scrivo qui da qualche parte, l'ho pagato in sterline, comunque vi farò magari la conversione in euro, anche perché era in promozione, mi pare che acquistandone due, uno a omaggio, una cosa del genere, comunque ve lo scriverò poi da qualche parte se lo ritrovo. È un prodotto che vi consiglio, l'ho acquistato sul sito di boots.com, sempre dall'Inghilterra, quindi in Italia non credo che si trova di questo genere qua, si trovi questo genere qua. E niente, però è un prodotto che io vi consiglio un sacco. Ho finito un leva smalto, questo qui è il leva smalto senza acetone di Essence. Era come profumazione al frutto della passione e fragola, un profumo molto molto intenso. Questi erano gli ingredienti. E all'interno ce n'erano 150 ml, era già un po' che ce l'avevo. E adesso utilizzando il semipermanente questi tipi di solventi non li uso quasi più, appunto l'ho utilizzato per togliere lo smalto dai piedi dove non faccio ancora il semipermanente. È uno smalto che mi è piaciuto, un leva smalto che mi è piaciuto abbastanza, sia per la profumazione, tra l'altro c'era l'effetto indurente, diciamo che non ho riscontrato questo effetto indurente, però mi piaceva la profumazione, toglieva bene lo smalto, costa 1,99 euro, quindi non costa neanche tanto.
È un prodotto magari che riacquisterò più avanti, però adesso non trovo, diciamo, l'esigenza e ne sto utilizzando altri con i quali mi sto trovando altrettanto bene. Ho finito anche dei dischettini struccanti. Questi, oddio, sono del Conad. Mi sono stati acquistati così al volo quando, non so se li ho acquistati io o ho chiesto di acquistarmeli comunque al volo. E dischetti struccanti per uso cosmetico, ce ne sono 70 all'interno di puro cotone. Non c'è tantissimo da dire, mi ci sono trovata bene. I miei preferiti continuano a rimanere i The Makeup o The Makeup, come preferite chiamarli. Però diciamo che non li disprezzo. Sono costati anche poco, adesso non ricordo più, penso intorno all'euro, non sopra i 2 euro sicuramente. E mi sono piaciuti, devo dire, dai, ve li consiglio. Ho finito anche uno struccante occhi, questo è della Nivea. Il doppio azione bifasico, ideale per occhi sensibili. Gli ingredienti sono qui dietro, vediamo se riesco a farveli vedere. Sì, più o meno si vedono. All'interno ce n'erano 125 ml e l'ho pagato, se non erro, intorno ai 4,95 euro. È uno struccante che ho comprato al supermercato, quindi dovreste trovarlo facilmente. Diciamo che all'interno, cioè va bene anche per il mascara waterproof, però dovevo sfregare un pochettino per struccarmi, non l'ho trovato così pratico, diciamo. Lascia anche un pochettino di oleosità, poco poco, anche se c'è scritto non lascia fastidiosi residui oleosi, non tantissimi, però diciamo che ne ho provati di peggio, ma ne ho provati anche di meglio, comunque non è male. Se non avete gli occhi troppo sensibili, quindi che non avete voglia di starli a sfregare o che non potete sfregare, ve lo consiglio, altrimenti ci piega un pochettino a struccare. Non è malvagio, ripeto, non mi dispiace, però ce ne sono di meglio. Ho finito un deodorante, come sempre, senza tappo. Questo qui è il Bio Fresh Monoir Gun, 0% alcol, 48 ore per fresca e morbida. Allora, gli ingredienti sono qua. Ovviamente non sono fantastici. La profumazione è molto dolce. Io l'ho acquistato per cambiare un po'. Di solito è raro che utilizzi profumazioni dolci per i deodoranti, però ho voluto provare, dato che voi sapete che li cambio ogni mese, cioè ogni volta che ne finisco uno lo cambio, è difficile che lo ricompro. E ho voluto provarlo perché era nuovo, appunto. Sì, è buono, fa il suo dovere, solo che io dopo un po' mi stufo, quindi con i deodoranti è sempre il solito discorso. Dovreste provarlo su di voi. Ovviamente non ho mai testato 48 ore, io massimo mezza giornata, una giornata, proprio esagerando, non di più. Ho finito un dentifricio. Allora, questo è il Colgate, o Colgate come preferite chiamarlo, Max White One Optic, che è quello di cui parlava, di cui si è tanto chiacchierato perché Clio l'ha sponsorizzato, o comunque ha fatto un video pubblicitario, adesso non so bene perché non mi sono documentata, però ho sentito tanti dire no, non è vero, non mi piace, non fa un bell'effetto, macchia il lavandino. Io per vedere se un prodotto è realmente così devo sempre provarlo, quindi ho deciso di testarlo. Non è un prodotto molto molto economico, costa intorno ai 4 euro. E all'interno non è che ce ne sia tantissimo, quanto ce n'è? 75 ml. Allora, si presenta così. Ce n'è ancora un goccino perché sennò non riuscivo a farvelo vedere. Ok. Si presenta così. Adesso vi faccio vedere cosa succede con le particelle che ci sono all'interno. Vedete che sono blu? Ok. È uno sbiancante ottico, quindi vuol dire che non va a sbiancare realmente i denti, ma va a mettere questa patina azzurra, appunto, di queste perle. Sui denti e quindi fa questo effetto sbiancante. Io onestamente non l'ho notato. Adesso vado a farvi vedere. Vedete queste particelline blu? Adesso devo cercare di scoppiarle se ci riesco. Non so se ci riesco perché senza spazzolino è difficile. Non esplodono senza lo spazzolino. Adesso mi sono impiastricciata col dentifricio. Comunque, cosa succede? Quando andate a passarlo, sì, vi fa una schiumetta blu. Il profumo è buono, il gusto anche non mi è dispiaciuto. Il piccolo problema è quando buttate via, sputate il dentifricio nel lavandino, il lavandino rimane macchiato veramente di azzurro perché queste particelle vanno a macchiare la ceramica del lavandino e voi dovete sempre star lì a pulire ogni volta che vi siete lavati i denti. Normalmente sì, ok, si pulisce il lavandino, però il dentifricio tendenzialmente se ne va da solo. In questo caso no, dovete star proprio lì a grattare, a pulire perché sennò vi rimane macchiato.
Onestamente non è un prodotto che vi consiglio perché A è caro, B non ho visto questo risultato, diciamo, ottico e C macchia il lavandino, quindi è un prodotto che potete tranquillamente evitare. L'ultimo prodotto del mese è una crema solare, dato che a luglio sono stata al mare. È questa qui, la solita crema solare protezione 30 di Equilibra. E questa qui conteneva 100, cioè questa è da 150 ml, questi sono gli ingredienti. Il prezzo si aggira intorno ai 10 euro, 12 euro, 13 euro circa. Mi piace un sacco, mi ci trovo molto bene. Come sapete, io devo partire dalla protezione alta, quindi devo partire sempre dalla 30. Aiuta a non ustionarsi. Io quest'estate non mi sono praticamente ustionata per nulla, stranamente, ma quest'estate il sole è stato molto strano. Non mi sono ustionata per niente. È un prodotto che mi piace, che all'interno non ha parabeni, coloranti e profumo aggiunto, come vedete. Quindi è un prodotto che vi consiglio, io lo utilizzo da anni e mi ci sto trovando sempre, sempre bene. Addirittura appunto quest'anno non mi sono proprio scottata, cosa che invece di solito accade. Probabilmente a causa mia, non a causa del prodotto. Comunque è un prodotto validissimo, di una marca che mi piace tanto. L'INCI non è pessimo. Sicuramente avrà qualcosa che non va, però non è pessimo. Ed è un prodotto che veramente io continuo a ricomprare e vi stra consiglio. Bene, i prodotti terminati del mese di luglio sono finiti. Fatemi sapere se li avete provati e che cosa ne pensate. Fatemi sapere se mi consigliate qualche prodotto analogo, magari da provare, un po' diverso che magari non ho neanche mai visto o mai provato. E niente, io vi lascio nell'info box la mia pagina Facebook, Instagram e Google Plus. Volevo farvi vedere anche il trucco di oggi, che è prettamente autunnale. Ho voluto utilizzare la palette Sleek Vintage Romance, mi pare si chiami, perché mi sono fissata col Borgogna e quindi Borgogna sia. Sulle labbra solo un burro cacao della Baby Lips, l'Electro Pink Shock. E adesso sta anche un po' andando via, dovrei riapplicarlo. Niente, che dirvi? Questo è il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!